La potenza meccanica P è definita dal rapporto tra il lavoro compiuto e il tempo impiegato per compierlo. La sua unità di misura è il watt, che andrebbe pronunciato watt, perché è il nome di un inventore ingegnere inglese della rivoluzione industriale che progettava e costruiva macchine termiche, quindi macchine a vapore, James Watt. E questa unità di misura corrisponde a joule al secondo, perché è il lavoro diviso il tempo. Il senso di questa definizione è che un sistema fisico che compie lavoro, come uno di questi due ascensori, sviluppa maggiore potenza se compie quel lavoro in un tempo minore. Qui abbiamo due ascensori che trasportano un carico per 5 metri di altezza, da A a B. Immaginiamo che l'ascensore e il carico pesi 100 N e che la tensione della corda che solleva l'ascensore sia uguale di 100 N, perché l'ascensore sta salendo a velocità costante, in modo rettilineo uniforme, sia il primo che il secondo ascensore. Quindi trascuriamo la fase di accelerazione nel primo momento e la fase di decelerazione finale. Quindi 100 N, 100 N, l'ascensore sale a velocità costante con la risultante delle forze uguale a zero su di lui per il principio di inerzia. Queste sono cose che già sappiamo. Immaginiamo che il primo ascensore impieghi 4 secondi e il secondo ascensore soltanto 2 secondi. I due ascensori sviluppano, compiono lo stesso lavoro. Meglio, le due tensioni da 100 N compiono lo stesso lavoro, che possiamo calcolare come la tensione, quindi la forza per lo spostamento, per il coseno. Questi sono lavori motori, perché le tensioni, quindi le forze, vanno in alto e gli spostamenti pure. 100 N per 5 metri sono 500 J, quindi i due ascensori, meglio le tensioni delle corde, compiono 500 J in entrambi i casi. Però questi 500 J sono compiuti in 4 secondi dal primo ascensore, che quindi sviluppa una potenza di 125 watt. Invece il secondo ascensore compie lo stesso lavoro in meno tempo, in metà del tempo, quindi sviluppa una potenza doppia, 250 watt, cioè 250 joule ogni secondo. Quindi il primo ascensore sviluppa meno potenza del secondo, la metà, perché non è importante soltanto quanto è il lavoro compiuto, ma anche in quanto tempo. Minore è il tempo impiegato, maggiore è la potenza sviluppata.